mangiare in India è slow. Biglietto 35 rupi, ragazzi, cioè regalato. Eccoci ragazzi, mi devo mangiare qualcosa e qua fanno i prawn, fanno i gamberi, quindi mi mangio dei gamberi e con la paranza del sud che già arriva. Questo è il mio arrivo qua. Sono arrivati ragazzi, gamberoni, paranza, insalatina. Buongiorno ragazzi, giorno 2 qui ad Alepei, sono andato a fare pranzo, ho lavorato un po' al computer, adesso esco, faccio un giro perché Alepei, perché da qua si prende la barca per muovermi verso Cozzagliano. La città è tranquilla, un po' la porta d'ingresso del backwater e poi tutto quello che concerne appunto per poi andare all'interno. Cosa che farò con questa barca che parte la mattina alle 7:15, alle 9:35, poi alle 11, ci mette 2 ore e mezza. Ok ragazzi, questo era il posto, uno dei tali più buoni che abbiamo mai mangiato. Costa 65 rupi ragazzi, meno di un euro, cioè è buonissimo. Siamo già in centro città in realtà. Queste sono le due vie principali. Ieri ho fatto una giratina per andare a vedere gli orari appunto del traghetto. Non mi sta appassionando questa Alepei. Può essere una buona base per una notte e poi te ne vai via. Superato un po' il centro, voglio andare adesso verso il canale, un po' più grande. Qua all'Alepei è un centro molto importante perché da qui partono le barche sia verso Koh Tayan sia verso Koh Lan, quindi sia che continuano lungo la costa sia che vanno verso l'interno. Continuiamo la mia passeggiata. Ragazzi, sono arrivato a questo tempio, vedo che lo posso attraversare, ci sono due cancelli, quindi ne approfitto. C'è un Ganesh in pietra, Balinga. Guardando dovrebbe essere un tempio di Krishna. No, guardate che bel tempio. Vedere un po' i particolari. Forte ragazzi, sono fantastici. Ci sono tutte le iscrizioni in Malayalam qua. C'è tutta la cosa, questa parte qui c'è un serpente invece. La via e questo è il tempio. Continuo verso il canale. Il canale principale si chiama Commercial Canal. Sai che qua dove trasporto tutti i materiali che arrivano dalla selva, quindi legno o cannella o cardamomo. Qua fanno le spezie, questa è la zona delle spezie. Queste foglie che vedete, foglie grosse, questo si chiama, è un tubero, si chiama Elephant Yum. Infatti ragazzi, alberi, andiamo avanti. Thank you. Mi fai il gesto se vogliono una foto, sono super disponibili. Continuo la mia strada. Ecco, ho preso il canale laterale, ragazzi, qui c'è una tranquillità, c'è la stradina sul canale, come si direbbe? Il naviglio de noi altri, cioè de loro altri. Andiamo a esplorare un po' quest'area, vedo che forse mi rimangio il fatto che Alepei non ha tutto questo appeal. L'appeal ce l'ha, bisogna andarla a cercare, questo è un po' il complicato. Basta appunto uscire e guardate la natura. È verde dappertutto, palme verde. E poi c'è questi villaggini ancora senza essere stati sfiorati minimamente dal turismo. Questa è una bella zona in realtà, molto molto tranquilla. È bello anche esplorare un po' l'interno. Questo comunque ragazzi è tutto il canale, cioè, sembra un prato in realtà. Sono tutte piante acquatiche, non so che tipo di piante siano. Ragazzi, non so se lo vedete, ma c'è un cane sul tetto, cioè. Ma che cavolo, perché le reti? Come mai? Per non entrare nella proprietà? È tutto circondato. Il signore mi ha spiegato che le reti sono per non far entrare gente. My friend. Anchari. Anchari. Hello Anchari. Hello. Yes. Nani. Bye bye. Visto che di qui ci sono tutte le case dove vive la gente, quindi tenterò di farmi il lungo canale di là, che mi sembra forse più carino, più interessante. È bello camminare qua, eh? Guarda che casa. Sono coltivazioni di riso, la gente che lancia il riso.
trovata la casina nell'angolo del canale. Non so, per la questione moschito e zanzare la sera qui, hai voglia te? E qua il canale si apre come una specie di lago e continua la passeggiata tutto canto. Non so, è il nostro canale particolare, quindi deve piacere. Facciamo vedere cose che non sono mainstream per niente. I banani. Ce l'ha chiesto una nostra follower e rispondo in questo video. Le banane si tagliano verdi. Quando sono un pochino più grosse di queste, si tengono appese come quel chioschetto lì. Guardate che chioschetto che si è creato. Continuerò su questa stradina a spiegarvi. Devo arrivare da quel lato lì, che è tutto seguendo appunto il canale. Sento che c'è una festa comunque più in là. Questi ragazzi mi hanno dato una mano. Mi hanno detto che di là non c'è la strada, ci sono solo i cani. Quindi torno indietro e mi faccio il giro. That are all the guys that live here. Yeah. Yeah. Amartor. Amartor. E Matti, c'è con me. Guarda qui. Tutta lì. C'è lì. David. Hello. Thank you so much. Bye bye. Thank you. Mi hanno chiesto, mi hanno detto di fare questa challenge e quindi prima challenge. Mi ha detto di mangiare questo, mi hanno detto che cos'è? Quindi di mangiarlo questo senza fare espressioni. Come il limone, bello aspro. It's nice. What is the name? Idim Ben Puli. Challenge fatta. Buono. Grazie ragazzi. Questa famiglia è gentilissima, ma ha tentato di spiegare la strada. Non ci siamo riusciti. Thank you so much guys for your help. Thank you so much. Bye bye. E io continuo il mio giro. E continuo il mio giro tra i canali. E ora ho preso un'altra strada. Dovrebbe arrivare dove volevo arrivare io, spero. Effettivamente sono arrivato da qualche parte. Vediamo dove si arriva. E continuo ancora la mia passeggiata. Sì, sì, questa zona mi è piaciuta tanto. Dalla Thailandia che non la vedevo, la pianta del durian. Torno verso la città, vediamo dove sbuco. Da quanto ho capito, visto che succedeva anche in Madhya Pradesh, ogni tanto fanno la pulizia dei canali di scolo, giustamente. Qua penso che la facciano anche con un pochino più di celerità, con frequenza, e questo è quello che si tira fuori. C'è bottiglie, scarti, plastica, naturalmente è uno schifo, quanta plastica c'è. Ecco, quando vi dicevo niente di speciale alle play, perché ieri ero stato qua in mezzo, normalmente devo fare delle commissioni, compre, qua stai. Come vedete è la tipica città indiana, incasinata. Io voglio andarmi a mangiare una cosa prima di tornare a casa e comprare della frutta per domani. Ho guardato qua in centro perché qui c'è questo tempio di Lakshmi, che è tutto questo edificio che vedete, e sotto ci sono i negozi, quindi sopra c'hai tutte le sculture, sopra i negozi. Siamo nella via principale praticamente, che tutto circonda, tutti i negozi. Di vedere questo tempio di Lakshmi, che è molto molto bello. Ecco, questo è l'ingresso ragazzi. Ora credo di... sto cercando da mangiare e mi sa che l'ho trovato. La città mi assorbe pienamente, perché devi stare 2000 occhi e 2000 orecchie. Eccolo, l'ho trovato ragazzi. Allora, una cosa che non vi ho detto, vedete che c'è scritto hotel, ma qua hotel significa ristorante. È una cosa che tenete a conto se venite qui. E servono acqua praticamente ed è gratis, ma è calda, perché per la cucina ayurvedica non bisogna bere acqua fredda, ma acqua calda, che aiuta la digestione, aiuta il fuoco. Ed eccola signori, il masala dosha. Che buono.
un sambar e un chutney di cocco che va sempre accompagnato così. Quindi buon appetito. Beautiful shop, beautiful. Siamo nella zona del mercato e poi ragazzi il bananaro, cioè guardate quante banane di tutti i tipi, di tutti i tipi, incredibile. Ehi, vai. Salutiamo Aleppei, alla Puzza, non uso il nome, e domani si va direttamente verso nuova destinazione. Vi ricordo di iscrivervi al canale, attivate la campanellina così non perdete neanche una puntata di Getting Slow. E mi raccomando, se volete supportare il nostro progetto aiutateci con Patreon, trovate il link in descrizione per renderci super felici. Grazie ragazzi e al prossimo video.